Sono saliti a 65 i casi di contagio da coronavirus nel Piacentino, 5 i ricoveri in terapia intensiva. In Italia le vittime sono 17. Domani la Giunta regionale deciderà sulla riapertura delle scuole. Una speranza arriva dall'ospedale Sacco di Milano, dove è stato isolato il ceppo. Il coronavirus non si ferma, ma ha già bloccato migliaia di viaggi e le agenzie di autonoleggio locali sono in crisi. Autisti in ferie per tamponare. Il sindaco Barbieri scrive al presidente del Consiglio Conte: servono aiuti economici per le imprese. Un'anziana è stata investita da un'auto della pubblica assistenza mentre il conducente era impegnato in una manovra di parcheggio. La donna non ce l'ha fatta. È accaduto stamattina in via Leonardo da Vinci. Le squadre professionistiche piacentine sono tornate ad allenarsi a porte chiuse, fissati i prossimi impegni ufficiali dopo i rinvii delle ultime gare per l'emergenza coronavirus.